La pavimentazione di Galleria Roma si farà, i commercianti non devono temere, assicura l'assessore alle opere pubbliche Enzo Belloni, che attraverso i nostri microfoni risponde alle richieste avanzate dagli stessi negozianti, i quali attendono l'intervento di riqualificazione della galleria ormai da anni. Sui tempi, però, non ci sono ancora certezze. Volevo precisare che come amministrazione comunale abbiamo impegnato circa 240.000 euro per il progetto di riqualificazione dell'area intorno, circostante, quindi via Curiel, via Contramine e via Passeri. È un impegno che ci eravamo presi anche su Galleria Roma. E la situazione strutturale della parte che sta tra la pavimentazione e il garage sotto la stiamo valutando assieme a un tecnico che ha seguito anche i lavori dei condomini di Galleria Roma. Qualche mese fa avevamo incontrato anche gli amministratori di condominio, intendiamo comunque andare avanti a onorare l'impegno preso. È chiaro che rispetto alla tenuta della soletta che divide la pavimentazione dai garage, bisogna fare un'attenta valutazione tecnica perché ci dicono che la pavimentazione della piazza ha un'inclinazione di circa 6 centimetri dall'estremità al centro e quindi bisogna avere particolare cura e attenzione nello scegliere il materiale da mettere sulla piastra. Si era pensato, sulla galleria, si era pensato all'inizio di utilizzare una sorta di pavimentazione come abbiamo utilizzato in via San Francesco, però dalle prime analisi sembra che bisogna passare ad un altro materiale, a meno che non si voglia rinforzare dal punto di vista strutturale la parte sottostante, quindi la zona dei garage.